E allora ci siamo un paio di problemini così in apertura, ma niente di che. Sesto giorno, finalmente siamo in diretta per chi ci sta seguendo anche sulla pagina Facebook. Siamo in diretta Facebook, così potete non solo sentirci, ma anche vederci. Sesto giorno, 12 giugno. Park Nord Festival Sherwood. Siamo qui pronti per parlare di uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale scritto inizialmente da Ernesto Milanesi, che è qui oggi ospite del nostro stand, e che racconta una storia importante, molto particolare, e che vorrei proprio cominciare con una citazione e una sorta di parafrasi di Olivier Robert. L'impresa agonistica più impressionante di questi ultimi anni ha il nome di un quarantenne sudanese, Abdul Rahman Aron, la sua disciplina molto particolare di un'infinita tragicità. Se questa è una misura della disperazione, possiamo regolarci di conseguenza. La parola allora a Ernesto Milanesi, qui con noi oggi sul nostro divanetto, in questo bellissimo salottino assolato. Ti stiamo facendo fare un po' anche una sauna gentilmente offerta da noi ragazzi. Come stai? Tutto bene? Sì, grazie. La citazione di Olivier Robert ci riporta all'agosto del 2015, quando appunto questo sudanese più o meno quarantenne è riuscito a fare un'impresa davvero straordinaria, che è quella fondamentalmente di aver attraversato a piedi da solo il tunnel sotto la Manica che viene usato dai treni ad alta velocità che collegano Calais con l'Inghilterra. Ecco, allora, ricordiamo, giornalista, scrittore, sei appunto l'autore di quello che è stato un testo che poi è stato messo in pratica da Top, Teatri Off di Padova, che sono un'interessante realtà qui della zona, poiché è una cooperativa di impresa sociale che è nata nell'aprile del 2014 e tende a coinvolgere la Talea Teatro, già Teatro Continuo, Teatro Popolare di Ricerca e Amistà Teatro, una sorta di coordinamento per valorizzare l'opera teatrale attraverso il coinvolgimento del nuovo e del vecchio pubblico che segue anche il teatro. Innanzitutto, perché loro? Cioè, nel senso, delle varie realtà teatrali anche da un certo punto di vista, come è nato l'incontro tra te e loro e quindi poi di conseguenza la messa in scena dello spettacolo? Banalmente li avevo seguiti in alcuni spettacoli, segnatamente uno che si chiama Lost in Veneto, che si può anche vedere, non tutto, ma almeno gli spezzoni più significativi su YouTube. E con Loris Contarini parlando, ho confessato che questa storia mi perseguitava un po' dall'agosto del 2015 e lui mi ha detto: "Ma perché non provi a buttare giù un testo?" E io ci ho provato e, lavorandoci insieme, poi alla fine loro hanno deciso anche di metterlo in scena con uno spettacolo vero e proprio, perché ci sono delle sonorità e oltre a Loris Contarini, che è la voce recitante, c'è anche Gianni Bozza che invece fa parlare il corpo in vari modi, diciamo. Ecco, quindi tu, giustamente, come hai appena precisato, quello di cui parla lo spettacolo, che ricordiamo il titolo Binario Vivo, fa riferimento a un fatto di cronaca realmente accaduto nel 2015. Quindi, proprio perché hai parlato anche di Loris Contarini, di quali sono, che dopo andremo magari a parlarne un po' più nello specifico, gli attori e le persone che ruotano nell'effettivo spettacolo, andiamo a vederci allora il promo di questo spettacolo, proprio per entrare un po' nel mood e sentire già la voce anche di Loris. Thank you.
ho la mia soluzione. Se voglio, sul serio, uscirne vivo, sano, salvo, finalmente. È semplice, banalmente convincente. È l'idea che nessuno ha avuto, è l'azzardo definitivo in questa roulette impazzita, è il periplo sotto l'acqua, è la terra del sentiero invisibile, è il sentiero che non è stato aperto. Ho la mia soluzione. Ho scoperto la via giusta. È il binario vivo. Mi metterò alle spalle l'ultima frontiera e ho deciso di farlo a modo mio. E allora eccoci qui, rientriamo dopo aver visto appunto il promo di Binario Vivo, appunto uno spettacolo, ricordiamo, scritto da Ernesto Milanesi, che è ospite qui con noi oggi nello stand di Radio Sherwood all'interno del Park Nord del Festival, Sherwood Festival qui a Padova. Allora, stavamo parlando di quello che è uno spettacolo poi messo in pratica da Top Teatri Off di Padova. Per essere appunto un po' più precisi, per entrare nel merito di quello che poi è stato lo spettacolo e di come è stato rappresentato, quali sono allora le persone che ruotano attorno appunto alla messa in scena della tua narrazione? Sì, fondamentalmente appunto Loris Contarini è la voce recitante, assieme a lui c'è Gianni Bozza che invece fa... come dire, parlare il corpo, nel senso che non emette una sillaba ma si muove molto in scena accompagnando la recitazione di Loris, e poi ci sono le sonorità di Roberto Raccagni che accompagna anche lui lo spettacolo, soprattutto in alcune parti più significative, e sono proprio sonorità ricavate da una sorta di accrocchio di computer e campionature varie. Una sorta di lavoro di sound design per rendere più suggestivo un po' il tutto. Per chi appunto ci stesse guardando tramite la diretta Facebook, appunto quella che avete sentito è la voce di Loris Contarini, e quello che vedete muoversi al centro del palco è appunto Gianni Bozza, l'attore di cui si è appena parlato. Non è semplicemente però Binario Vivo uno spettacolo, nel senso che poi anche grazie, o comunque sotto le intenzioni del teatro, anzi proprio grazie a Top, è stato anche editato, pubblicato un libro di cui Mauro Biani ha fatto la copertina, Umberto Curi ha curato il saggio introduttivo, e Carlo Vitelloni invece si è occupato delle tavole originali di quello che è successo dopo il percorso, dopo aver attraversato l'Eurotunnel da parte del quarantenne sudanista. Allora, entrando nel vivo dello spettacolo, abbiamo detto che il protagonista è Abdul Rahman Harun, ma nello specifico chi è? È un africano che è scappato dal suo villaggio nel Darfur, quindi in Sudan, e ha attraversato tutta l'Africa, poi ha attraversato il Mediterraneo, poi ha attraversato un pezzo d'Europa ed era nell'estate 2015 tra i circa 8-9 mila abitanti, tra virgolette, di quella che veniva chiamata la giungla di Calais, cioè la più grande
campo profughi d'Europa una volta che poi, o meglio, assieme a quello che poi c'è stato ai domeni in Grecia al confine con la Macedonia, ed erano tutti quelli che speravano in qualche modo di attraversare la Manica. E quando lui ci è arrivato ha visto chi assaltava i tir tentando di aprire i portelloni e entrare nei tir che poi venivano caricati nei treni dell'Eurotunnel, ha visto gente che si è buttata da sopra l'autostrada tentando di fare la stessa cosa sui tetti dei tir, vari espedienti per cercare di ridurre questo pezzo di frontiera tra la Francia e l'Inghilterra. È stato il primo e, finora che si sappia, l'unico invece ad aver scelto un'altra strada, che è quella di entrare nell'Eurotunnel e attraversarlo tutto per i 50 chilometri sotto la Manica. Ed ecco, è proprio questo poi di fatto il motivo scatenante, cioè il motivo scatenante del gesto appunto nasce da questa sua situazione all'interno del proprio paese, ma è diventato tra virgolette così famoso per essere stato il primo anche, esatto, ad aver compiuto un gesto di tale portata, sì, anche a dire tutta la verità. È il primo che si è saputo che è entrato e che è anche uscito vivo, perché per quello che si può sapere potrebbe anche qualcun altro aver tentato di fare la stessa cosa e non esserci riuscito, mentre sappiamo per certo che un po' dopo, un mese dopo, quindi settembre, intorno alla fine di settembre, due ragazzi iraniani più o meno ventenni sono riusciti a ripetere la stessa impresa, sì. Che si parlava prima, appunto, sono 50 chilometri l'Eurotunnel ferroviario, ricordiamo, che ha percorso Abdul per un totale anche di 11 ore. Sì, più o meno è il tempo che ci ha messo, è questo, almeno in base alle ricostruzioni che sono state fatte in sede giuridica, diciamo, inglese, più o meno quello è il tempo che hanno indicato come percorrenza dei 50 chilometri. Ecco, prima, mentre stavamo parlando, prima di appunto entrare poi in questa presentazione, mi hai raccontato di un episodio tuo personale molto particolare, ovvero hai provato a stare all'interno di una tua stanza, che quindi una realtà che poi, luce o buio che sia, è una realtà che conosci, hai provato a stare un'ora al buio, e con poi un senso di smarrimento alla fine dell'ora, perché ritorni un po' a vivere quasi da un certo punto di vista. Questa tua sensazione, questa tua personale esperienza da un certo punto di vista in un contesto che poi è del tutto molto più semplice, più familiare, ti ha da un certo punto di vista aiutato un po' anche nello scrivere il testo? Da un certo punto di vista ti ha permesso un minimo, in maniera più larga possibile, che perché non si può provare effettivamente quello che ha provato lui, perché ricordiamo 90 centimetri è lo spazio che aveva a disposizione per camminare e muoversi all'interno del tunnel con a fianco i treni dell'alta velocità che passano. Sì, come si dice nello spettacolo, la misura inglese è quella di tre piedi di marciapiede per i due piedi di Abdul, con i treni che appunto sprecciavano a 160 km all'ora. Tornando alla domanda, è proprio una sciocchezza, io ho voluto semplicemente provare a immaginare la decima parte di in condizioni ottimali, la decima parte di quello che poteva aver provato lui, solo per rendermi conto di che cosa significa stare, per esempio, appunto, per un'ora al buio, e nel mio caso anche in un ambiente conosciuto, per di più in silenzio e con la possibilità di accendere la luce in qualsiasi momento. È giusto proprio per avere una vaga idea, esattamente come con gli altri compagni e amici che sono venuti alla carovana di Over the Fortress ai domeni. Lì abbiamo incontrato molti profughi, soprattutto siriani,
con i quali almeno abbiamo avuto la possibilità di capire che cosa significa trovarsi dalla sera alla mattina bombardati in casa e decidere di scappare con moglie, bambini piccoli e andare letteralmente all'avventura, un po' come ha fatto Abdul. L'altra cosa che vorrei dire molto velocemente è che con Loris e con Teatri Off abbiamo anche tentato di raccontare una storia di migranti che uscisse dagli stereotipi di cui siamo infarciti da anni, cioè migrante uguale barcone, eccetera, eccetera. Ecco, questa sì, invece non si muovono solo. Sì, no, ma per dire come appunto c'è la possibilità di raccontare le storie dei migranti anche in modo diverso da quello che altrimenti viene propinato in base a stereotipi che non cambiano mai e che sembra appunto che sia non solo quelli, no? Certo, quindi da un certo punto di vista il motivo poi che in realtà ha portato te nello specifico a raccontare l'impresa, si parlava ancora al telefono giorni fa, è stato proprio un dare valore anche al gesto, a quello che Abdul ha fatto, e da un certo punto di vista anche nel libro poi che è stato pubblicato ci sono delle suggestioni, vengono fatti dei parallelismi con Filippide dopo la battaglia di Maratona piuttosto che Enea, primo profugo della storia. Quindi qual è, cioè nel senso, il motivo anche che poi ti ha portato ad accomunarli e un modo per far arrivare alle persone il protagonista in maniera diversa? Sì, adesso per capirci molto sinteticamente, anche dal punto di vista politico tutto viene visto molto in bianco e nero, bianco bianco e nero nero, ecco. Allora, a proposito di bianco e di nero, c'è la possibilità di vedere le stesse cose appunto al di fuori degli stereotipi, perché Enea, se uno ci pensa, è il primo profugo della nostra civiltà, scappa da Troia in fiamme conquistata dai greci con tutta la famiglia, si imbarca e va ad un'avventura in Europa come la conosciamo noi, ed è però il primo profugo, il primo senza più patria, senza più niente. Da un lato, dall'altro ci hanno insegnato a scuola che Filippide è quello che corre da Maratona ad Atene per annunciare la grande vittoria, però nel momento in cui l'annuncia poi muore. Abdul viceversa fa un'altra cosa, cammina invece che correre ma per 50 chilometri perché vuole sopravvivere ed esce dal tunnel sotto la Manica vivo. Quindi eroi tenaci da un certo punto di vista dell'epoca classica, i cui tratti un po' li riconosciamo e li ritroviamo anche poi all'interno dello spettacolo, all'interno del testo che poi hai scritto. Sì, perché scusa se ti interrompo, non so tu, ma parlo per me, cioè già fare 10 km a piedi in condizioni normali la considero un'impresa, ecco, immaginare di farne 50. Ecco, io forse una volta ce l'avrei fatta, sono un po' fuori forma, dovrei un attimino riprendere. Sì, sì, ma anche in condizioni, ripeto, normali e tranquille. Esatto, sì, che poi è sempre da specificare appunto come i 50 chilometri fossero stati percorsi e di che tipologia fossero fatti questi 50 chilometri. Allora, per spezzare un attimino il ritmo, vogliamo farvi vedere un paio di minuti, un estratto di quello che è lo spettacolo che è stato messo in scena di Binario Vivo. Spazio cammino la pecora.
mano la cronaca del mercato del giorno, l'amore, l'ingratitudine, il romanzo, le nuvole. È nero come il pane, il gatto, il caffè, il dolore, il fondo, il nido, la marita, il pozzo. È tutto nero. Sono albero che germoglia in primavera e l'uggiala che canta nel calo del baobab. Sono l'uomo che dà scandalo perché è contro i formalismi. Sono l'uomo di cui si ride perché è contro le barriere. Sono l'uomo di cui si dice ah quello là. Sono l'uomo che non si può afferrare, brezza che ti sfiora e sfugge, foglia al vento. Vado in balia dei sogni. Il capitano della nave, che a prua cerca nel turbine delle nubi l'occhio possente della terra, la barca della senza vela che scivola sull'oceano, sono l'uomo con sogni infiniti quante sono le stelle, più rumorose dei sciami d'api, più sorridenti dei sorrisi dei bambini, più sonori di echi nelle foreste. Il profeta Maometto. Non dirmi quanti anni hai o quanto sei educato e colto, dimmi dove hai viaggiato e che cosa sai. Giorni, mesi, anni. Per ognuno di noi il viaggio è un infinito miraggio nel deserto dell'incertezza, non è solo una fuga e nemmeno un'avventura. Giorni, mesi, anni. Il viaggio è un sottile filo fra resistere e sparire. Bisogna sopravvivere nonostante tutto, altrimenti si muore per niente e senza lasciare tracce. Giorni, mesi, anni. Tempo sospeso di un destino sempre in bilico, avanti per terra, per mare, fermi o rinchiusi finché si può ripartire. È la via dell'inferno per poter vedere il vostro paradiso. Ma non esiste un purgatorio, nemmeno per le anime dei morti lungo la strada o in mezzo al mare. Si procede quando va bene, si viaggia anche senza cibo né acqua, si soffre il caldo oltre la colonnina di mercurio, si trema quando chi guida perde il controllo, si chiudono gli occhi se uno di noi muore, si incassano calci, pugni, sputi, umiliazioni, violenze, si dimentica se è perfino andata peggio, si ricorda tutto in silenzio e non si contano mai i giorni, i mesi, gli anni. Almeno fino al momento in cui davvero si arriva, sani e salvi, più o meno, se si approda finalmente in Europa. Il nostro viaggio è proprio nero, come la nostra pelle, o la notte senza stelle. È il buco nero che ci inghiotte, come l'anima di chi se ne approfitta, nero come la fame che attanaglia. O il manganello, la pistola, la cintura, il guanto, la cella, il nostro viaggio è proprio nero. È l'esodo che la Bibbia evoca dopo la Genesi. È l'Islam di Maometto in sella a Burak. È Giovane dal mondo, ovvero oppressione e fuga. È l'Odissea senza i versi di Omero. È la profezia di Cassandra. Il nostro viaggio è proprio nero. Già profugo come il vostro Enea. Già diventato apolide, già nero dentro un tunnel buio, già nessuno come il vostro Omero, già spacciato, già niente. Proprio come dentro un lungo tunnel buio, sotto le onde, un passo dietro l'altro, trattenendo l'ossigeno, metro dopo metro, sputando il panico. Binario vivo, siamo gli eredi di Enea, il primo profugo.
siamo sempre in diretta dal festival, qui dallo stand di Radio Sherwood, sempre in compagnia con Ernesto Milanesi, giornalista e scrittore, autore di Binario Vivo, con il quale ha collaborato assieme a Teatri Off per mettere in scena uno spettacolo, Binario Vivo, appunto, che parla di migranti, che parla di un sudanista quarantenne che ha deciso di compiere un gesto da un certo punto di vista folle, ma che fa capire, appunto, come disse Oliviero Bea, che se questa è la misura della disperazione possiamo proprio regolarci di conseguenza. Allora, ritornando su quello che è lo spettacolo, c'è da dire una cosa, nel senso che la storia, per come viene raccontata a teatro, in realtà riporta gli avvenimenti fino a un certo punto, nel senso che lo spettacolo termina mentre Abdul è ancora all'interno dell'Eurotunnel. Cosa succede invece poi nella realtà, ed è quello che poi in realtà si può vedere all'interno del libro, che poi è stato pubblicato grazie anche alle tavole originali di Vitelloni Carlo, nel senso che appena arrivato, cioè giunto ormai agli ultimi chilometri dall'uscita dell'Eurotunnel, in realtà Abdul viene arrestato da parte della polizia locale. Sì. C'è da fare una premessa che con 400 telecamere di videosorveglianza avevano capito che c'era qualcuno che stava camminando dentro l'Eurotunnel. C'era del movimento. Sì, qualcuno che stava camminando dentro l'Eurotunnel. Hanno mandato un treno, hanno bloccato i treni, hanno mandato un treno, diciamo, in ricognizione. Esatto, ma non sono riusciti a individuarlo, per cui ha continuato a camminare e, come dire, l'ultimo miglio l'ha fatto sapendo che lo aspettavano i poliziotti inglesi a Kent. Tra l'altro, per un insieme di ragioni che possiamo sopravvolare, come si diceva una volta, tutto l'Eurotunnel, anche la parte di ingresso in territorio francese, è in realtà gestito dagli inglesi, così tanto per dare un po' un'indicazione, ecco, un po' più precisa. E quindi viene arrestato, arriva in Inghilterra, ma gli mettono le manette e lo trasferiscono in carcere perché gli contestano una legge dell'epoca della regina Vittoria, e cioè l'intralcio al traffico ferroviario. È tutto a dire. Sì. Problema numero uno: lui parla Zagawe, che è un dialetto sudanese, per cui bisogna trovare qualcuno in grado di capirlo e in grado di fare l'interprete con le autorità. Con le autorità, con la parte, diciamo, giudiziaria inglese, perché con il sistema inglese si fa l'udienza, eccetera. La prima udienza gliela fanno in video. Conferenza, diciamo, poi va in tribunale e viene condannato dal tribunale, perché il primo verdetto è di condanna in base, appunto, all'intralcio. Sì. Poi si mette in movimento una serie, soprattutto ne parla il New York Times, comincia a muoversi anche Amnesty International, quindi diventa un vero e proprio caso. E per farla breve, alla fine il governo conservatore di Cameron capisce che non può far altro che riconoscere lo status di rifugiato politico, e quindi viene da un lato liberato e dall'altro beneficia del trattamento di qualsiasi altro rifugiato, e quindi ha un tetto, frequenta i corsi di inglese, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, siamo arrivati un po' alla fine del nostro racconto, di questa presentazione di quello che è lo spettacolo vero e proprio. Una curiosità che magari non tutti hanno colto, hanno capito da un certo punto di vista, sta proprio nel titolo, Binario Vivo. Perché Binario Vivo? Ma è abbastanza semplice. Tutti noi abbiamo in mente che cos'è un binario morto, perché tutte le nostre stazioni hanno almeno un binario morto che serve a fondamentalmente parcheggiare i treni
e così si chiama. Abdul, senza salire su un treno e senza utilizzare in realtà i binari, ma accanto ai binari ha aperto un binario vivo, un sentiero di libertà oltre i confini, oltre le barriere, e soprattutto si è inventato un pertugio addirittura sotto l'acqua, perché ha attraversato l'Eurotunnel, che non dimentichiamo è stato costruito sotto il canale della Manica, e quindi appunto lui è un vero e proprio asso nella Manica. Questa è una perla che coglie impreparato anche il sottoscritto. Allora, quindi un momento da un certo punto di vista storico anche per la situazione poi in Sudan, è un momento poi anche quello dove adesso ne parliamo noi, un momento storico delicato sul tema dei migranti. Vediamo come a volte per chi magari è stato o ha già ascoltato anche Hotel Visionaire, che è un po' il contenitore attraverso il quale stiamo anche facendo questa presentazione, e quindi hanno seguito magari la storia di Jamal, che da un certo punto di vista riprende un po', è un'altra storia di migranti che scappano dalla Siria, una Siria in guerra, che arriva in Italia anche grazie alla propria voglia di libertà, il provarci fino alla fine. Vediamo proprio come l'uomo alle volte riesca a compiere delle imprese fuori dal comune. Come vorresti da un certo punto di vista chiudere, se tu dovessi fare una chiosa su tutto quello che è stato il tuo percorso dal punto di vista proprio di stesura di questo racconto, dal punto di vista poi dell'aspetto teatrale, cos'è? Se tu dovessi appunto fare il cappello finale di tutto questo percorso, di quello che ha portato, ti rispondo in un altro modo, che è questo. Come direbbe Loris, la versione nuda e cruda, cioè solo recitata, quindi non il vero e proprio spettacolo, ha ottenuto tra virgolette molta udienza nelle università, Bologna, Ravenna, oltre che Padova, il che è sintomatico dell'interesse non solo dell'università ma anche dei giovani studenti rispetto a storie che non sono appunto stereotipi sulle migrazioni. E l'altra piccola soddisfazione che ci siamo presi è che recentemente Loris ha appunto rifatto il recital ad Agna, e tra il centinaio di persone che assisteva una domenica in campagna sotto l'aia della Barchessa, c'era un gruppetto di, chiamiamoli, ex ospiti di Cona e di Bagnoli, e quindi anche questa è stata una piccola soddisfazione, perché sono le loro storie che si sono intrecciate con questa storia, e tutto sommato la cosa che mi viene da dire è che basta poco per ascoltarle queste storie, che sono anche spesso e volentieri molto più vicine a noi rispetto a Calais o ai Domeni o adesso alla Bosnia, che ha fondamentalmente gli stessi problemi che ha avuto i Domeni 3 anni fa. Allora, io in questo momento direi di farvi vedere un ultimo spezzone di quello che è lo spettacolo di Binario Vivo, dopo che rientreremo qui nello stand per salutare, e ormai è anche il momento di andare poi sotto il main stage a vedere chi sarà l'ospite di questa sera che si esibirà e darà vita al Park Nord dello Stadio Ganeo. Ho deciso di gioco tutto. Lo farò.
viaggerò in 13 piedi e mezzo. A me restano 3 piedi. Lo spazio che i miei 2 piedi avranno per portarmi dall'altra parte sano e salvo, dalla terra dei Fur a quella di Sua Maestà finalmente. Mi muovo. Passo. Un altro. Gamba destra avanti. Gamba sinistra che vicino alla tomba. Cammino già come un asso nella manica. Ma basta. È meno buio di prima. Vedo la piattaforma a fianco del tunnel. Non c'è sul serio luce. Manca poco alla fine del sentiero. Cammino. E basta. Vado avanti. È più spedito. Mi sembra proprio di essere in Inghilterra. Cammino. E basta. Sono Abdul Ramanarun a piedi, da solo. Le rotonde finisce dopo 50 km e 450 metri. Ho camminato più di quanto ha corso Filippide. Ma già non mi sento più Enea. E nemmeno Ulisse. Quella lì è la fine del tunnel. Sono quasi arrivato all'uscita. Un vero asso nella manica. Ho sgambettato anche la morte. E continuo a camminare. Mi imbrico su 3 piedi di spazio. È l'ultimo miglio. Ecco. Ci sono. Come? Il mio nome? Abdul Rahman Arun. Vengo da Darfur. In Sudan. 40 anni. Più o meno. Oh, giorni, mesi, anni di un viaggio che sembrava non finire mai. E invece sono arrivato. Ho appena attraversato le rotonde, da solo, a piedi, su un binario. Dio. Proprio su quella che è la voce di Abdul, cioè nel senso non è proprio la voce di Abdul, ma è la voce di Loris Contarini, sì. Che appunto riprende un po' quella che è stata il finale di questa impresa da un certo punto di vista, epoca della nuova era da un certo punto di vista di Abdul, che arriva appunto alla fine dell'Eurotunnel. Noi invece siamo arrivati alla fine della presentazione di questo spettacolo Binario Vivo, che speriamo da un certo punto di vista, mi dicevi, voci di corridoio dicono che potrebbe ritornare in scena anche. No, tornerà sicuramente in scena in autunno, il problema è dove. Dove, quindi... E non dipende da teatri off. E non dipenderà da teatri off. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare Ernesto Milanesi per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Per averci raccontato questo spettacolo. E ormai è anche tempo, infatti li vediamo a fianco ad Ernesto, tempo di parlare di musica, tempo di parlare di quello che è il festival vero e proprio. Abbiamo già pronti Elettra e Matteo, che porteranno avanti brevissimo la diretta radio proprio qui dal festival, per fare un po' di warm up fino alle 21, prima che cominci il concerto. Elettra, poi te, so che hai già intervistato l'artista principale della serata, Ercomi. Abbiamo intervistato Ercomi prima, l'abbiamo già intervistato. Ciao a tutti, sono Elettra. Qui c'è Matteo. Allora, io sono Matteo di Indica, scusate per questo volumazzo. Questa sera Mosca serata in trappola. La trap con la Ola, chissà in quanto trappola. Il pubblico sotto farà Allora, visto che sei già, vi vedo già carichissimi, direi che è proprio il caso di lasciare l'Aperol. Aperol. Lasciamo la parola loro ai ragazzi. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento sotto il main stage tra pochissimo. Restate in contatto, tra sempre poco. Con noi. Tra poco, pochissimo. Ciao ragazzi, grazie ancora ad Ernesto. Grazie.